Sindacati in piazza in tutta Italia per protestare contro la legge di stabilità che non soddisfa, secondo le organizzazioni, quei criteri necessari per far ripartire l'economia, per rimettere in piedi il paese. 4 ore di sciopero generale sono stati proclamati per questa mattina da tutte le sigle sindacali. In Sicilia hanno aderito la CGIL e la UIL, che si sono ritrovati sotto le prefetture in attesa di essere ricevuti dal rappresentante del governo. A Messina, giornata da incubo con il traffico in tilt e mezzi pubblici fermi. È una legge che, sostengono i sindacati, colpisce ancora una volta le categorie più deboli. Queste le soluzioni proposte. Tanto bisogna detassare i redditi da lavoro dipendente e da pensione, bisogna rivalutare le pensioni, bisogna restituire reddito, cioè a lavoratori e pensionati, perché solo restituendo reddito a lavoratori e pensionati si fa ripartire l'economia. Bisogna salvaguardare i lavoratori di quelle aziende che oggi sono in crisi, rifinanziando gli ammortizzatori sociali, bisogna garantire gli esodati. Poi bisogna fare investimenti. Ancora una volta questa finanziaria, questa legge di stabilità mette le mani in tasca agli italiani, è in modo diretto e in modo indiretto attraverso tutte le tasse, dalle più risorse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, dal taglio agli sprechi, dalla lotta all'evasione fiscale, il recupero delle risorse necessarie per una redistribuzione dei redditi a favore di lavoratori dipendenti e pensionati. Grande preoccupazione anche per il comparto della conoscenza. I comparti pubblici, in particolare quelli della conoscenza, la scuola, l'università, la ricerca, che in una scelta di rilancio e di sviluppo dell'economia dovrebbero essere il primo punto delle scelte di un governo che vuole cambiare marcia, dovevano essere privilegiati e invece ancora una volta sui salari, sulle pensioni e sugli straordinari vengono effettuate delle scelte di penalizzazione del pubblico dipendente che non consentono la crescita del Paese.